Nella città di Teramo sono oltre 3 milioni di euro stanziati in più sul territorio in un solo mese, per un totale di 106,6 fino al 31 luglio. Sono i numeri della ricostruzione privata nel comune capoluogo di provincia che equivalgono a 312 decreti emessi su 445 pratiche lavorate, sulle 565 presentate. Ammonta dunque al 78,8% il numero di pratiche di ricostruzione giunte a conclusione. Una conferma di un percorso che è stato avviato nel corso degli ultimi 2 anni grazie alle ordinanze di semplificazione adottate dal commissario Legnini, al lavoro dell'ufficio speciale per la ricostruzione, ma anche dei comuni, degli uffici comunali e degli attori privati, cioè dei professionisti e delle imprese. Regole di semplificazione che sono state messe in campo, in primis l'ordinanza 100, e che ci stanno consentendo di chiudere positivamente la prima fase, che poi è quella della ricostruzione leggera, chiamiamola così. Oltre il 78% delle pratiche già concluse su Teramo, parliamo ovviamente di Teramo città, ma è ovviamente un trend che viene confermato all'interno di tutto il cratere, anche se con percentuali inferiori. Segno che la ricostruzione privata della città capoluogo procede ad una velocità ancora più forte, con contributi importanti e significativi, perché i decreti già emessi hanno consentito di riversare sul territorio 106 milioni di euro, quindi anche con un impatto importante sotto l'aspetto economico sulla città. Dell'ammontare di 3 milioni in più nel solo mese di luglio 2022, oltre 2,5 sono relative ad edifici con danni gravi. Sul fronte pratiche e lavorazione, alla fine del mese di luglio sono 120, 8 presso gli uffici comunali, 37 presso i professionisti, 13 in fase di preistruttoria e 62 in fase istruttoria. Dobbiamo assolutamente proseguire in questa direzione, consapevoli che questa attività e questa azione è legata anche al rientro di tante famiglie in città, anche e soprattutto in centro storico, cercando di spingere sempre di più affinché la ricostruzione pubblica residenziale, quella dell'ATER, che anche quella possa finalmente vedere la luce, perché ovviamente i numeri importanti per la città di Teramo sui quartieri maggiormente colpiti riguardano anche e soprattutto la ricostruzione pubblica, che al momento non ha visto la chiusura di cantieri.